Oh, io intanto mi presento, mi chiamo Antonio Miccoli, sono un agronomo, mi sono laureato nell'anno accademico 83-84 a Bari e ho insegnato per i primi 3-4 anni, poi ho trovato più opportunità per me per ciò che riguarda la difesa delle piante dove sono specializzato e lavoro per un gruppo chimico mondiale americano che si chiama Dow Sciences, che produce prodotti agrochimici tradizionali ma anche prodotti alternativi, come ormai tutte le società agrochimiche, per il controllo biologico di parassiti animali e vegetali. Lavoro da circa 29 anni in questo settore, quindi ho accumulato una certa esperienza che insomma, penso che questa mattina riuscirà a soddisfare la vostra non curiosità, drammatica curiosità. Possiamo andare avanti. E sono stato in questi giorni un po' chiaramente come tanti altri colleghi agronomi per la provincia di Lecce, abbiamo fatto un altro convegno e ieri mattina siamo stati in campagna perché le persone ormai a qualsiasi stormir di fronte pensano che abbiano a che fare sempre con la xylella fastidiosa, che è un batterio è un organismo unicellulare, una sola cellula. E poi sono stato in campagna e da quello che ho visto ieri nella zona vicino a Otranto dico, perché siete allarmati? Qui non siamo di fronte alla xylella fastidiosa, ma siamo di fronte alla lebbra dell'ulivo, no? La lebbra dell'ulivo che viene, guarda caso, veicolata e abbastanza diffusa dalla mosca dell'ulivo. Vi dirò dopo perché e come. E che in questo periodo, a causa delle... Molti di voi tutti siete olivicoltori, avete magari non fatto tanto bene le cose, perché e l'olio di quest'anno, quelle foglie olive di quest'anno sono state portate in frantoio, se avete fatto tutte le cose per bene siete riusciti a ottenere un olio extravergine, che si ottiene solo raccogliendo le olive dall'albero e basta. Se non avete fatto le cose per bene, l'olio dopo un giorno o dopo poche ore che stazionava nel vostro serbatoio diventava rossastro, oltre a un grado di acidità che superava i 20 gradi di acidità, immangiabile, buono soltanto, e questo produciamo nella stragrande maggioranza dei casi. Spero che non sia il vostro caso, ma l'80% degli olivicoltori salentini che si lamentano producono olive raccolte da terra, spazzolate, state 7 giorni là, poi per l'ordine dei lavori io parlerò 45 minuti, quando finisco mi fate le domande, presegnateci, se no poi mi distraggo e tutto il filologico che ho preparato non mi serviva. E quindi stavo parlando del loro... quindi stavo dicendo, la stragrande maggioranza delle persone che producono olio lampante, lo dico anche con cognizione di causa perché io sono stato fino a pochi anni fa per 15 anni presidente dell'oleificio di San Nicola, di San Nicola vicino a Gallipoli, di Alto, a 30-35 km da qui, produce olio lampante, olio con olive raccolte da terra, non fanno niente, perché non fare niente significa essere biologici. E poi portano olio schifoso, olio che non può essere destinato all'alimentazione umana, ma ad accendere le lampade o fare sapone. Questa è la realtà della provincia di Lecce. Spero che non sia la vostra realtà, ma è questa la realtà. Poi non ci lamentiamo di tutte le malattie che ci seguono. Lebbra. Quindi la lebbra attacca nel periodo... ma non voglio dilungarmi adesso, dopo, alla fine, primaverile, durante il periodo della fioritura, si nasconde all'interno della druba significa oliva, nel rametto, e poi quando le condizioni climatiche, come quest'anno che è andato via, sono particolarmente umide, e con le temperature di settembre-ottobre intorno ai 15-20 gradi, la lebbra, che è un fungo, documentatevi sulla differenza tra insetto, fungo e batterio. La lebbra, che è un fungo, arriva sino al peduncolo o dell'oliva o al peduncolo della foglia, l'attacca, il micelio, l'insieme di cellule costituiscono un fungo, si nutre e poi c'è la filoptosi, cioè la cascola forte delle foglie, fino a defogliarvi la pianta, o la xylella, no, la lebbra. Mi
sono accorto appunto ieri, no? Quando siamo andati, quando devo trovare le foto, no? Allora, le persone dico, scusate, allora, intanto questo, volete la prova quasi scientifica? Dico, certo, da un punto di vista visivo, poi uno per essere preciso deve fare analisi di laboratorio. C'erano delle olive attaccate sull'albero, una, così, quella cosa piantastra, là ci sono miliardi e miliardi di spore di lepra che poi vengono schizzate, portate e reinfezionano adesso di nuovo in questo periodo. Quindi bisognerebbe trattare per impedire che si instauri la infezione latente, nascosta della lepra, che poi va nel periodo della fioritura e poi va nel periodo della legagione. Basterebbe il rame fa ben poco, quando entra dentro devi utilizzare dei prodotti migliori, sistemici, chimici, ma che sono cose. Scusate signore, per cortesia, le cose le dovete dire, segnatevele, dopo vi do tutta la soddisfazione che volete. E questo, allora, cioè, le olive mummificate, trovare delle olive mummificate è normale, mummificate significa che non hanno più acqua, niente, solo il fungo. È normale, da noi che molti di noi hanno alberi alti 15-20 metri, secolari, non tutte le olive vengono raccolte e quello è il serbatoio dell'infezione della lepra, che poi si ripete. Non raccogliendo le olive dall'albero, a differenza dell'olio di pavone, che quando le foglie attaccate dall'olio di pavone cadono a terra, il fungo viene disattivato, no? Non c'è più le spore che risalgono per schizzi di acqua sull'albero, la lepra invece si conserva sulle foglie o sulle olive e con gli schizzi d'acqua viene di nuovo riportata sull'albero. Quindi l'infezione è sempre attiva. Ma anche quest'anno, non so se vedete, ma anche in questo caso ieri alla Otranto a Minervino, tutti pieni, ieri mattina, tutti pieni, mi hanno spiegato così, c'è stata una grandina di rogna dell'olivo, che è un altro batterio, non è come la xera, ma sempre un organismo unicellulare, una sola cellula che entra attraverso le ferite inferte sugli alberi o dal vento o dalla pioggia o dalla grandine o anche quando cadono le foglie, da dove c'è la cicatrice peziolare, cioè del picciolo. Entra la rogna dell'olivo. Quando entra la rogna dell'olivo, qui significa che tutte le foglie poi cadono a terra e dissecca il ramo. Anche qui potature, trattamento, eccetera. Allora, per dire quante situazioni abbiamo, no? Quante situazioni abbiamo? Allora, prima di allarmarci, prima di dire l'accidente, le cose, e apro e chiudo subito una parentesi, prima di ascoltare le persone più impreparate di questo mondo e che si atteggiano a santoni, a stragoni, a poltiglie nuove, agliace preparate, personaggi che si permettono di fronte al professore universitario tipo il professore Martelli, che ho avuto l'onore di essere suo discepolo quando studiavo, e che si portava il lettino nel laboratorio dell'università per passare la notte. Quando finisce la relazione si alza il Pinco Pallino del mio stesso comune, livello di studio terza media, e dice al professore universitario, del professore non capisce niente, se ne può tornare a Bari. Allora io non sono una persona che appoggia quelle persone da terroristiche. Io sono per la scienza, prego. È venuto in ritardo, te l'ho detto, insomma. E quindi io sono una persona, penso di essere nel mio piccolo preparato, ma sono sempre per la scienza ufficiale e non per le persone che ormai ci manca solo una cosa, che alla fine organizzeremo le processioni religiose alla Madonna della Cultura Paradida, cercando di pregare e di risolverci i nostri problemi. Oppure, ma come facevano, signore, allora, oppure come facevano nel Medioevo, quando di fronte alle larve del maggiolino, non sapendo come trattare, i vescovi facevano le processioni e processavano le larve. Le processavano veramente, le mettevano sul tavolo e poi dicevano alle larve del maggiolino, sei disposto ad abbandonare i nostri campi, eccetera, chiaramente la larva non rispondeva e poi la impiccavano. Questo era il livello di cultura. Allora, se qualcuno pensi che bisogna ritornare a questo livello di cultura, con tutte poi le cose che poi c'è lì, aspira a mettersi in mostra perché da agronomo o da altro magari si deve candidare alle elezioni regionali, cioè chiudo la parentesi, chiudo la parentesi. Bene signori, tutte queste cose ci sono che attanagliano la nostra politicoltura.
Ma la stragrande, ma il problema principale della nostra viticoltura è l'abbandono, nella maggior parte dei casi. Persone che io capisco che non fanno reddito, persone che olivicoltori, si definiscono olivicoltori, che non fanno reddito e che li capisco, non coltivano più, non coltivano la terra, non concimano interrando il concime, perché io posso concimare quanto voglio, ma se il concime non lo interro a 5-10 cm, il fosforo e il potassio rimarrà lì in 1 centimetro o 2 per molti anni e mai sarà assorbito dall'apparato radicale. E le piazzole sono perfette, il cemento armato sotto gli altri sono perfetti, poi magari diamo anche prodotti per i lombrichi per farli morire e potrebbero migliorare. Questo non significa che così, come dice qualcuno, si vengono diminuite le difese immunitarie della pianta. Questo non, scusate il termine, insomma, non voglio dire una parolaccia, scemenza, insomma, la pianta non ha difese immunitarie, non è come l'organismo umano che ha difese immunitarie. Certamente quando l'apparato radicale è asfittico perché il terreno è calpestato e sotto cemento armato, l'apparato radicale non si sviluppa bene come peli radicali, non forma la micorrizzazione, quindi non assorbe le sostanze nutritive e la pianta è debilitata, non che ha un sistema immunitario la pianta. Insomma, tutto questo quadro dell'olivicoltura che rappresenta la stragrande maggioranza della nostra olivicoltura abbandonata o, nei migliori dei casi, olivicoltura paesaggistica, per cui come dice il Signore, che bello il paesaggio, vengono i turisti, sì, ma quella non è un'olivicoltura imprenditoriale. L'olivicoltura imprenditoriale è l'imprenditore che con i suoi soldi vuole produrre olive, vuole produrre olio extravergine con olive raccolte dall'albero e vuole imbottigliare l'olio nella sua migliore qualità. Dicevo che quando le olive, nel momento in cui ero presidente dell'Olivicio di San Nicola, fino a pochi anni fa, e lo facevo da missionario, cioè gratuitamente, per 15 anni come agronomo, facevo il presidente a disposizione dei contadini, e degli imprenditori, non dei contadini. C'era il regolamento, se andate sul sito da www.olearesannicolese, il regolamento dice le olive vostre che possono aspirare a diventare olio extravergine dal bottigliare le dovete conferire alla cooperativa entro, come si dice per i contadini, l'Immacolata, cioè 8 dicembre. Meglio prima, che significa che l'olio è extravergine non solo per il livello di acidità, non perché fa 3 linee, 4 linee, 5 linee, sino al 0,8 io posso imbottigliare, no? Anzi vi suggerisco di non imbottigliare lo 0,8 perché siccome l'olio si deve poi tenere nella bottiglia per un anno e mezzo, è normale che dopo passa dopo 5-6 mesi a 0,9. Se poi i nassi, i carabinieri vanno a fare l'analisi di quell'olio, voi andate in carcere perché avete messo 0,9. Quindi vi consiglio di, questo per esperienza, di imbottigliare massimo 0,5-0,6. Che se l'olio rimane sullo scaffale per un anno e mezzo, normalmente si deve andare. Ecco, ma non è solo l'acidità che fa di nuovo un olio extravergine. Le olive devono essere raccolte entro fine ottobre, metà novembre, perché devono avere un contenuto di polifenoli, quelle sostanze asprigne quando mangiati i cacchi, che sono quelle che mantengono e allungano la vita di un olio e impediscono all'ossigeno di andare a ad altri enzimi di andare a degradare e a spezzare gli acidi grassi fino poi ad aumentare l'acidità. Ma si fanno poi le analisi dei perossidi, si fanno le analisi spettrofotometriche, c'è tutta una serie di analisi, infine, signore, c'è tutta una serie di analisi e infine anche le analisi spettrofotometriche e anche la. Aspettiamo che il signore si accorga. E anche l'analisi sensoriale, no? Il colore, l'odore, il sapore, no? Il famoso panel test. Quando faccio tutte queste analisi, se tutte queste analisi vanno bene, ho un olio extravergine. Ma se una di quelle analisi non va bene, posso avere anche 0,2 o anche 0 di acidità, l'olio non è più extravergine. È vergine o addirittura lampante. Le olive che portate al frantoio a gennaio e febbraio, come succede a San Nicola, non penso che non siamo più cattivi di questo mondo di legge, non faranno mai olio extravergine. Mai. Già solo per il colore, a guardarlo giallo e non verde, non è extravergine. Voglio fare questa introduzione di 10-15 minuti, altrimenti sembra che viene qua il venditore, mi parla dello spirito fry e dice che è il migliore del mondo.
Voglio farvi questa cosa perché ognuno rifletta su quello che fa o non fa, per non parlare poi della stragrande, di una buona fetta di olivicoltura. Io penso a livello del 30-40% che è nettamente abbandonata, dove non si muta da 30 anni, dove le erbe sono tante e dove poi si è costretto a utilizzare il diserbante e dove si annidano le famose Noxidella, Phyllenus spumarius, le famose cicadine che possono essere anche vettore, anzi sicuramente vettore della Xylella. E questa è l'introduzione. Però siccome vi ho detto che vi avevi parlato, ecco, questa è la Xylella, concludo, no? Questo è il batterio. Che cos'è la Xylella? Perché tutti parliamo, non so se voi tutti conosciamo. La Xylella è un batterio unicellulare formato da una sola cellula, ma come tutti i batteri non vivono mai da soli, vivono in colonie, come i batteri quelli che ci attaccano la gola, non la faringite, quello pure è un batterio a forma di bastoncini. E quella è una foglia sezionata. Parlavo con una persona, l'attuale presidente del mio edificio, gli spiegavo, ma guarda, c'è anche questo, oltre alla zerzela, oltre ai funghi, c'è tutto il complesso che forma il disseccamento dell'olivo. Dico, però purtroppo per noi, drammaticamente purtroppo, si è trovata anche dopo 3-4 mesi da parte dei professori la Xylella, che già di per sé, indipendentemente se fa danno o meno all'olivo, nel momento in cui un parassita è da quarantena per legge mondiale, deve essere obbligatoriamente estirpato, cioè sradicato. Quando dico sradicato significa che vai con la pala e togli l'albero. Se fosse in Albania o a 50 km da qui, noi chiederemmo la stessa cosa nei confronti degli altri. Non a caso adesso algerini, francesi, spagnoli non vogliono più le nostre barbatelle di vite che importano da Otranto. Perché? Perché il parassita, il batterio, non si trova questa particolare subspecie, si chiama subspecie valga, è un particolare ceppo che attacca l'olivo. Perché la subspecie valga normalmente nel mondo attacca gli agrumi e il caffè. Da noi è un ceppo particolare che è stato trovato, geneticamente identificato, isolato con delle microcolonie sulla piastra vetri ed è stato quindi trovato all'Università di Bari Xylella. Già per il fatto soltanto di esserci, anche se non facesse niente all'olivo, la pianta che ha Xylella per EPO, che è l'Organizzazione Europea per la Produzione delle Piante, da quella pianta deve essere sradicata. Professionalmente vi dico che se noi avessimo fatto 3 anni fa subito a Gallipoli questo, senza aspettare tutti i famosi piagnistei di questo mondo di persone competenti ma soprattutto incompetenti, noi adesso non lo troveremo già nel quindicesimo a tardi, perché di sicuro io posso dire che la cosa si allargherà oltre la provincia di legge, che è per legge oggi definita tutta infetta. Infetta non significa che tutte le piante sono contagiate. Significa che posso trovare una pianta qui, poi ne posso trovare una in un altro comune. In America sapete cosa fanno nei confronti di Xylella pestifera? Trovano una pianta nel giro di 200 metri di raggio e stirpano su. Questo è un batterio che è stato trovato nel 1880, malattia di Pierce in America, dove non coltivano più niente, la vite, sulla vite, perché non ce la fanno. Non è che sono stupidi gli americani. Gli americani e le universitari danno un mare di soldi, a differenza nostra. Va bene. Basta, se no parlo solo di queste cose. Invece io vi devo parlare della mosca dell'olivo, che non è, spero almeno signora di aver detto, quindi lei se non può anche andare se va di fretta, no, spero no, di aver detto qualcosa, esatto, diciamo. Di più lo posso dire dopo, sì, se no poi la mosca dell'olivo non è uno spiazzetto, la mosca. Quest'anno il maggior problema nostro per produrre olio extravergine, già olive ce n'erano pochi, perché gli alberi sono stressati, perché forse c'è Xylella. Quando le olive ce ne sono foglie sull'albero, gli attacchi di mosca sono ancora più significativi. Perché? Perché quelle foglie olive che ci sono, invece diciamo di 10.000, ce ne sono 1.000 sull'albero, sono ancora più grosse. Noi sappiamo una fortuna che le nostre olive, la cellina e la violola, sono drupe piccoline rispetto a quelle baresi e la coratina. La mosca predilige la polpa. Nel nostro caso abbiamo questo vantaggio che normalmente, se non arriva a settembre, diciamo non abbiamo grossi attacchi di mosca, ma quest'anno quelle poche olive che c'erano sugli alberi erano ancora più grossine e quindi e poi ci sono state le condizioni ideali per la mosca, no? 20 gradi, 25 gradi, pioveva spesso eccetera, quindi la mosca è andata bene, si è data ai bagordi e ha anche poi trasportato i conigli
conidi significa scientificamente spore di lepra, perché la mosca prima di ovo deporre se ne sta 5-10 minuti sull'oliva, la lambisce, la lecca e in quel momento prende anche il conido, la spora di lepra, e poi se ne va magari su un'altra oliva e poi si muove e trasporta anche la lepra, quindi è un vettore attivo di lepra. Quindi lottare bene contro la mosca significa anche impedire in un certo modo la diffusione del rinnovolo della lepra. Uno e l'altro messi insieme fanno cascolare le olive è inutile poi che le raccolgo da terra, e se anche se le raccolgo attaccate dalla lepra, l'olio è rosso, acidità 20, olio da sapone. Olio lampante significa, come vi ricordate, intorno al 1700, quando si narravano le bellezze delle nostre navi che partivano dal porto di Gallipoli, che noi l'olio lo vendevamo in Inghilterra, in Francia o alla Caterina di Russia per accendere le lampade. Ecco perché si chiama olio lampante. E vi assicuro, perché io vedevo le produzioni dell'orificio di San Nicola, che oggi è un bellissimo orificio perché imbottigliamo, vendiamo tutto l'extravergine, lo vendiamo, dico lo vendiamo perché mi sento sempre, sono socio, mi sento ancora, no? Parte attiva di quell'orificio, lo vendiamo tutti quei 700 quintali che produciamo di extravergine a 6-7 euro, costano anche di più, quindi lo paghiamo a quei soldi ai soci. Ma sono pochissimi, è l'1% 2 dei soci che fanno quel lavoro, la maggior parte. Quindi prima di lamentarci, guardiamoci sempre, facciamoci l'esame della coscienza. Allora, parliamo della mosca. Quanto è importante l'olivicoltura in Puglia? 129.000 ettari a Bari, a Lecce 90.000, a Brindisi 64.000, a Foggia 55.000, a Taranto 38.000. Totale Puglia 376.000 ettari. La zona più olivetata del mondo. Non c'è una zona in cui c'è una densità di olivi così concentrata. La Puglia. Dove si fa più qualità è la provincia di Bari. Non siamo noi, siamo leccesimi, ce lo possiamo dire. E quando parliamo di paesaggio, vi invito, a parte le cose belle, io andavo pure con i turisti per raccontare la bellezza e la leggenda della Torre Sabea, degli olivi, eccetera, perché mi piaceva, insieme, e poi facevo assaggiare l'olio, che adesso si chiama, l'orificio di San Nicola. Però se andate ad Alberobello, se andate ad Ostuni, se andate a Cisternino, io ogni tanto vado una volta all'anno, anche per dei controlli di salute, eccetera, da vicino, quando vedo gli ambulizi, gli amuletti a secco, gli olivi, i trulli, eccetera, quando non vedo neanche una plastica a terra, quando non vedo amianto abbandonato, cioè, ma pensate che noi in provincia di Lecce ragioniamo così. Poi ci preoccupiamo, sai, il trattamento è inquinante, eccetera. Ok, 376.000 ettari di olivo. Ma voglio dire anche un'altra cosa, sì, questa. È vero che io faccio apposta ad essere severo, poi sai, lo faccio apposta, se no quando parlo uno ride, l'altro fa, l'altro commenta e non si sente. Ma questo è pure importante. Adesso, da un certo punto di vista, c'è questa sensibilità naturale verso il naturale, il biologico, eccetera. Ma ci sono molte frodi anche. Io so quante aziende biologiche eseguo, a parte la signora, io sicuramente ho capito di una sua azienda biologica. Ma una buona parte delle aziende biologiche che controllo, e che controllo nel senso che mi chiamano per una consulenza, dicono che sono biologiche, si prendono i loro 400 ettari, poi vanno al rivenditore la sera ed esigono la fattura biologica, ma acquistano il normale dimetuato logo per trattare contro la mosca. Una buona fetta, una larga fetta, utilizza il marchio biologico per farsi soldi, per frodare, ma non è. Perché se sei biologico devi fare questo, 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 questo e quest'altro. Come anche noi, che diciamo, non guadagno niente, eccetera. No, l'Unione Europea ti dà l'integrazione al reddito di 300, 400, 500 e anche di più, dipende quanto hanno frodato, quando si dichiaravano gli olivi in base al numero di olivi per ettaro, per fare le buone pratiche agricole, per putare, potare, tenere pulito, tenere puliti i canali, non buttare le plastiche, tutte queste cose. Possibile, io dico, con tanti agronomi a spasso o per i diagrammi che ci sono, che non ne mettete uno per comune per controllare? Basterebbe un controllo. Non stai facendo questo? Via l'integrazione a rete. Basterebbe un solo controllo e cambierebbe il volto della nostra campagna. Ma non è così. Perché, scusate, gli italiani sono un popolo proprio...
popolo che dice altrove, un popolo che si lamenta, ma pochi sono onesti. E questo è il quadro del biologico. Bene, allora se dobbiamo parlare dell'agricoltura biologica, ma anche dell'agricoltura che io sponsorizzo di più, integrata, nel senso che, come tutte le cose della vita, non devi mai avere una, come dire, convinzione ideologicamente ossificata. Devi considerare, quando sei in agricoltura, che posso fare questo, 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 quest'altro, compreso il chimico, integrare il tutto e ottenere produzioni di qualità. Allora, dopo tutta questa introduzione, oggi non ho portato l'orologio, ma tu fammi segno quando sono arrivato a 45 minuti. Parliamo della mosca, no? Ecco, però prima di parlare, adesso sì, ci vuole un pochino di pausa per dirci. Prima di parlare, e anche un pochino di acqua, se possibile, perché pure la bottiglietta da bere non la senti. Prima di parlare dello Stint of Fry che vi rivoluzionerà il modo di controllare la mosca, parliamo del parassita. Sappiamo tutto noi del parassita, pensiamo a sapere tutto. È questo, si chiama Bactrocera pone ed è il parassita che fa più danni di tutto. Magari la xylella ci è arrivata adesso, però il parassita animale in questo caso, no? Non vegetale, vegetale sono i funghi, batteri, che fa più danno all'olivo e ci condiziona la qualità è Bactrocera pone. Ecco, qualche cosa di natura tecnica così mi servite. Me ne sono segnato. Quella che vedete alla vostra destra, vi dico alcune cose, altrimenti poi non mi sentirete quando vi dirò di che cosa significa una possibile, come spruzzare poco poco il controllo della mosca. Questa è la femmina della mosca, questa è la femmina e questo è il maschio. Il maschio ha l'addome, cioè la pancia, per capirci. Io dico la parte tecnica, quindi qualche la parte più semplice da smanare uno di te, non si è stato chiaro. Il maschio perché? Il maschio non ha l'ovo depositore, o ovo positore, come dice qualcuno, l'ovo positore, che è di circa un millimetro lungo, non è un millimetro. Con un millimetro dell'ovo positore fa la trivella, perfora, ma non l'oliva, solo la pellicina, sotto l'epidermide fa la cameretta e depone un uovo. Un uovo. E questo è questo il colore, eccetera, così non è che sia molto grande, 6-7 mm di lunghezza e 10 mm quando apre le ali, insomma. E questo è il nostro parassita. E queste sono le punture, no? Con cui noi ritraviamo. E in questa fase qui, quando l'oliva è verde e poi sta per poco poco per cambiare il colore, che è il momento in cui la mosca viene attratta di più. Viene attratta la mosca quando arriva sul piano dell'olivo dal colore delle foglie, dall'odore delle foglie, dall'odore dell'oliva, perché le foglie, le olive, anche semplicemente stropicciate con il vento, emettono delle sostanze odorose, tra cui la oleuropeina, infatti l'olivo si chiama oleuropea, no? Varietà sativa, che annusandola e aspirandola e nutrendosi dei piccoli succhi stanno sull'oliva, facilita la maturazione delle ovaie e delle uova della mosca. Quindi vedete come è intimamente legata la mosca all'olivo, infatti non è che va a ovideporre su altre colture, no, la mosca dell'olivo attacca solo l'olivo e basta. Poi c'è la mosca della frutta maledetta, c'è la dissipatata, che è giallina rossastra, che invece attacca tutti i frutti e invece di deporre un solo uovo, deporre a ogni ferita 20-25 uova e vi cadono tutte le pesche, le albicocche, le ciliegie, no, le ciliegie è un'altra mosca, la volete sigerata, le albicocche, le pesche, le susine, i ficodindia, i cachi, i fichi, tutto a terra. Allora, quella è la ferita che provoca sul olive con il suo ovo positore lungo un millimetro. No? E per fuori fa la camera e le uova. Quello è il momento che dobbiamo stare attenti, perché il bravo tecnico, o meglio un tecnico a vostra disposizione, deve mettere le trappole, deve andare a controllare quanto ne cattura. Ne prendiamo 100 di queste, dico così che magari così avanti non le dico più, ne mette 100, 2-3 di trappola, prende 100 olive, 100 olive, una chilana di altre 10 ad ogni albero, le porta a casa. Abbiamo il microscopio, le seziono col bisturi, cioè proprio sotto la pellicina, vedo se ci sono uova o larve. Cosa sono le larve? Questo è il uovo, 0,7 mm,
colore lattiginoso. E questa è la larva. Dopo pochi giorni, dopo 2 o 3 giorni, l'uovo sta, nell'uovo c'è un periodo di incubazione, in quei 2 o 3 giorni l'embrione si trasforma in larva, sguscia la larva di prima età, che appena sguscia è solo 1 millimetro, quando completerà il suo ciclo sarà di 7 millimetri, e quella ci distrugge le olive. Perché? Perché lei non è che quella se ne frega che noi dobbiamo produrre olio, ecco, non dobbiamo pensare che la natura sia naturale, benigna, no, la natura è maligna nei nostri confronti, perché la natura deve fare il suo corso della vita, soltanto che a noi ci produce dei danni. E quindi, quegli uncinetti boccali, che stanno che qua c'è la bocca, no? Qua c'è l'addome, quegli uncinetti boccali mangia polpa. Dici, ma quanta ne mangia polpa? Non molta, il 3-4% del peso ci toglie quello, ma poi farà altri danni disastrosi, vediamo tra poco. E dopo la larva di prima età, pochi giorni, larva di seconda età, vedete, comincia a indossarsi e scava gallerie, e in quelle gallerie entra l'aria, entra l'ossigeno, entra gli enzimi e comincia a putrefarsi la polpa. Fino alla larva di terza età, diciamo, è allo stadio larvale, la mosca per 12-13 giorni. Dopo 13 giorni diventa pupario, cioè la mosca con il suo rivestimento esterno si protegge, si forma quella specie di bozzoletto, e all'interno avviene l'ultima metamorfosi che trasformerà la pupa, cioè che sta ferma così, in mosca, in adulto, che sfarfallerà. Questi stanno o all'interno dell'oliva, quando le olive sono verdi, se le olive invece sono già abbastanza mature per l'alto contenuto di olio, cade a terra. Non questo è il pupario, cioè la larva si butta, cade dall'oliva, cade a terra, si infossa a una profondità di 2 cm, si incupa e poi da lì uscirà la mosca e ritornerà sull'albero. Infatti, ecco, da lì poi, da dentro quella cendetta, vedete, sfarfalla dal buco la mosca, da dentro l'oliva. E dopo che sfarfalla, quando mai vediamo quel forellino bucato con quella pellicina che è stata lacerata, il danno ormai è fatto. Non è che allora in quel momento vado col trattamento chimico e dico, ah, così ammazzo le larve. No, le larve non ci sono più, ormai si è fregato. Non hai fatto il trattamento al momento opportuno, con la dose opportuna e rispettando il periodo di carenza. E quindi, in definitiva, se voi vedete, il ciclo della mosca è questo. Compare la femmina, è il maschio, l'adulto, compare, nasce. Dopo 2 o 3 giorni di, ci sono tanti voli, si innamorano, il maschio porta anche del cibo che gli esce, una schifezza, però anche gli esce dalla bocca, lo glielo offre, fa dei rumorini con delle setole che stanno, insomma, vengono attratti, al terzo giorno si accoppiano, dopo pochi giorni già la femmina, dopo 2 giorni, è capace di ovideporre. E poi dall'uovo, dopo 2 giorni, 7, 8, 8, al decimo giorno esce la larva, per circa dal decimo al 17 giorno del ciclo, cioè 7-8 giorni, la larva diventa le 1, le 2, le 3, poi la larva si incupa e alla fine, verso il 23esimo, perché da noi ci sono delle condizioni ideali, 30 giorni alla Toscana, in Toscana, da noi in 23 giorni questo ciclo adulto, fino di nuovo all'uscita dell'adulto, viene compiuto. È chiaro? Mi avete seguito? Sì, vedo che mi seguite. Ma questo ciclo non è che avviene una sola volta, questo è il dramma. No, sì. Inizia già a luglio e ti fa un ciclo fino ad agosto, ad agosto un'altra generazione, a settembre un'altra generazione, a ottobre, novembre, quindi diciamo che nelle nostre zone abbiamo sino a 4-5 generazioni di mosca. Soprattutto è drammatico per coloro che coltivano olive da mensa, a dubbi certi dubbi, perché le olive da mensa sono più grosse delle olive da olio e quindi diventano attrattive e recettive, si dice, per la mosca già a partire da luglio, e dove basta già la ferita di ovideposizione perché la oliva da mensa non sia più commerciale. E quindi in quel caso io devo sapere che la mia difesa deve iniziare nel mese di luglio-agosto, mentre
la difesa, ciò che riguarda le olive da olio, nelle nostre zone, mediamente, ecco, l'agricoltura è bella perché non c'è mai una verità scientifica che vale al giorno preciso. Mediamente, ecco l'importanza del tecnico, gli deve guardare tante cose e decide e consiglia. E certifica. Certifica significa che il tecnico scrive e mette il libro, perché è scritto all'albo degli agronomi. Altre persone non lo possono fare. Ma qui si aprirebbe un'altra cosa. Vabbè. Ecco, questo è il ciclo della mosca, che vedete in estate, no? 23, 28, si ripete più volte. Nel periodo invernale fa freddo, quel ciclo là dall'uovo dura 90 giorni sino a 130 giorni. C'è un po' d'acqua di esposizione. Sì, scusate, se faccio schifo è vero. Però è ghiacciato. Ah, ma basta poco. Oh, e queste cose qua ricordiamocele, no? Perché poi la natura è vero che è maligna, però ci aiuta anche. Ci aiuta perché ci sono delle condizioni, perché se tutte le mosche o vi deponessero e se tutte nascessero dalle uova che ormai qui posso parlare definitivamente, sarebbe un disastro, ma in realtà la natura ci aiuta perché se a luglio e agosto le temperature, come succede da noi, superano i 32-33 gradi centigradi e l'umidità è bassa, posso avere, ma vale più di 10 trattamenti. Perché, ricordatevi una cosa, perché è tutto collegato a quello che ho detto, sotto la pellicina sottilissima di manco un millimetro c'è la camera di ovodeposizione. Cioè c'è l'uovo e anche la larva vengono disidratate e muoiono con quelle alte temperature. Ma il livello di ma non è così facile, il livello di infestazione delle mosche è talmente alto che basta pure l'uno e due che si salvano perché io abbia un attacco forte. Quindi è vero, questo mi aiuta molto, ma questo mi distrugge. Perché se già se ne salva qualcuna e poi come quest'anno ho estati freschi e precipitazioni, l'esplosione del danno. Oh, a proposito di danni, di tre tipi. Primo, quantitativo, perché come dicevo già il 3-4% di polpa se la mangia, e quindi se la polpa se la mangia è polpa che mi manca e che deve andare a finire sotto le presse, no? E quindi è olio che mi viene a mancare. Seconda cosa. Mentre da noi sembra una cosa normale, ah che bello, dopo 7-8 giorni, 10 giorni, come dico alle persone, dopo 15 giorni passo e raccolgo le olive da terra, e poi dopo 7 giorni raccolgo ancora, eccetera. Quando mangia la polpa, recide anche i vasi linfatici che portano le sostanze elaborate all'interno della truppa. E se recido i vasi con cui l'oliva si mantiene attraverso il peduncolo sul ramento, cadono le olive. Già perché gli dai io le vene, e se cadono io ho perso, perché per me l'oliva a terra sentirei già persa per fare olio extravergine. E quindi secondo danno quantitativo. Terzo danno peggiore è quello che laddove io, dice elevata acidità, muffa, larve, maciù, che laddove ho la mosca, laddove si forma quindi questo foro ed entra l'ossigeno, già l'ossigeno mi spezzetta, mi degrada, mi ossida l'acido grasso. L'acido grasso significa poi che costituiscono l'olio, no? Acidi grassi vegetali che sono relativi proprio perché ha altri acidi grassi invece sono solidi come il burro, come... invece l'olio è un grasso vegetale che ha tante cose stupende e che si fa vivere forse meglio di altri che vivono a nord Europa. Il grasso si ossida, ma non solo, poi entrano anche le muffe, si sviluppano in quei cunicoli anche microscopici delle muffe, dei batteri, dei funghi che peggiorano e danno addirittura l'odore e il sapore di olio ammuffito. Quindi perdite sia quantitative sia qualitative. Il risultato, olio di quest'anno, 20 gradi di acidità, come vi ho detto, olio buono per le lampade per fare sapore. Questo per dirvi quanto sia importante. Ecco, insieme a quelle altre cose che vi ho detto, che la mosca non scherza, ci vuole una mezz'oretta prima che ovi deponga, perché fa tutto dei processi particolari che adesso non vi dico, sennò poi diventa una lezione per i ragazzi che fanno l'istituto tecnico agrario. Dopo tra l'altro ho insegnato pure per due anni a Lecce. E a parte queste cose, poi ho detto queste cose qua, andiamo poi, ecco,
che sta sull'oliva e mi diffonde altre malattie, quindi non soltanto per fare i danni in quanto lei si chiama Patrocera ore, ma anche perché è vettore di altre malattie tipo la rogna, ma soprattutto la lepre. Benissimo, conosciuto il nostro nemico, cosa possiamo fare per difenderci? E qui a un certo punto, come dice il poeta, la strada ha un bivio. Agricoltura integrata o agricoltura convenzionale che usa anche il mezzo chimico o agricoltura biologica che per legge non può, N, O ed N, a lettere maiuscole, utilizzare il mezzo chimico. Ma non è che nel biologico uno la difesa se la dimentica, sempre si deve difendere, perché per definizione una coltura viene sempre attaccata dai parassiti vegetali o animali e io devo cercare di utilizzare o delle norme agronomiche o che mi possano aiutare o dei prodotti di natura naturale, ma sempre sono prodotti fitosanitari. Voi da novembre di quest'anno, o biologico o non biologico, dal 21 di novembre al 25, quando è? Adesso non mi ricordo, 20 novembre, quando andate da Renato ad acquistare un agrofarmaco, o che sia per il biologico, o che sia il rame, o che sia lo spinto fly registrato per il biologico, o che sia l'aglio, dovete avere il patentino. Obbligo. Quindi voi state acquistando comunque un agrofarmaco, indipendentemente se va o nel biologico o nel convenzionale. È chiaro? Benissimo. Cosa ha fatto la Dow, società per cui lavoro americana, la prima in America, la prima la più grossa in America, per darvi un ulteriore mezzo, diciamo, più compatibile con l'ambiente per difenderci dalla mosca in modo totalmente rivoluzionario? E quando voi vedrete dopo le mie parole quello che dirà Casotti e Pablo e Ivan, ma è possibile? È possibile perché lo facciamo da diversi anni nel Varese, qua fin qua giù non ero mai arrivato, ma perché vedo un pochino di indolenza, ecco, in queste cose. E allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Abbiamo una specie di marmellata, io la chiamo, perché quando apro questo coso e lo odoro, lo posso odorare perché qua dentro su un litro di esca vi sono 0,2 grammi di insetticida, cioè nulla. E il segreto sta nell'esca. Nell'esca ci sono proteine, carboidrati, sostanze feromoniche, una serie di sostanze, 6, che sono state messe insieme dalla DAO, dal Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, hanno fatto questa sperimentazione, hanno creato quest'esca che attrae fortemente chi non la non può, chi l'adulto, e molto particolare noi ci interessa la femmina, perché è lei che va a ovi de porre. E noi effettueremo una lotta preventiva contro gli adulti prima che la femmina vada a ovi de porre. Per definizione, che cos'è? È un'esca proteica fortemente attrattiva, pronta all'uso. Ogni parola è una pietra, è attrattiva alle proteine, di cui la mosca è avida perché le proteine gli servono per maturare le uova che deve deporre. Ed è pronta all'uso perché prima bisognava, cioè non altre esse, dovevi prendere un prodotto, dovevi prendere un altro, dovevi... No, questa è pronta all'uso, devi prendere l'acqua. Non vi dico il segreto più importante più avanti, e scioglierlo. E il principio attivo, la sostanza attiva che contiene dentro l'insetticida si chiama spinosa. E voi mi direte, ma c'è l'insetticida? Ma che tipo di insetticida è? Spinosad. Lo produce un microorganismo che sta nel terreno, che è un batterio, si chiama Saccharopolispora spinosa. Saccharo significa zucchero, polispora produce più spore, spinose perché la parte esterna, la parete cellulare del batterio è formata da tanti rilievi, per cui spinosa. E quando noi lo alleviamo, come quando deve fermentare il vino nei vasi, mettiamo delle sostanze zuccherine, la inoculiamo con questo batterio e mentre fermenta produce le spinosine A, che sono delle lunghe molecole prodotte dal batterio, quindi naturalmente, e le spinosine D, per cui spinos A D, e il principio attivo si chiama spinosad. E lo spinosad sta qua dentro. Lo recuperiamo e lo mettiamo insieme all'esca. Quindi è un prodotto naturale che per questo viene utilizzato nel biologico, ma non solo nel biologico, anche nell'integrato, in tutta la olivicoltura. Tant'è vero che lo spinosad è conosciuto, la sostanza attiva col nome di laser, con cui voi potete controllare tutti i bruchi, per farvi capire, cioè le larve di lepidottere, insomma le farfalle, che infestano i pomodori, i peperoni, le melanzane, eccetera, non ha quasi carenza, 3 giorni di carenza, i tripidi,
e il prodotto in quel modo si chiama laser, e là farete i trattamenti normali con la bomba, la spruzzatina, però state utilizzando un prodotto biologico, laser. Invece per la mosca, spinto fly, perché se quello non funziona per la mosca, io devo dare l'esca proteica attrattiva per gli adulti della mosca. Oh, questa esca, dice, ma io la utilizzo per... No, non è, cioè, c'è sempre un limite. La utilizzo soltanto per i ditteri tefritidi, e i ditteri tefritidi sono le mosche. Troce d'avola e mosca dell'olivo. C'è la tipis capitata, la mosca della frutta, Ragoletis cerasi, la mosca del ciliegio. Poi c'è anche la Ragoletis piattata in noce, va bene. L'importante è che appartengono a questa famiglia. Come vi dicevo, il prodotto è stato inventato dalla Dow TerraSciences e dalla USDA, che è il Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Agisce solo per ingestione, cioè la femmina o il maschio deve essere attratto. Quando viene attratto con il suo apparato boccale, l'ambiente succhiatore si nutre dell'esca, della sostanza zuccherina, e ingerisce quelle micro concentrazioni di spinosad che causano la morte della mosca. Oh, benissimo. Il prodotto si presenta così, vedete, quando io lo sciolgo in una bacinella trovo 0,24 grammi di spinosad e 99,76 grammi è tutto succhio, proteine, eccetera, e esca. E l'esca di guida si presenta così nera, perché veramente è di colore nero come una metallica. Ecco, e siccome il prodotto, no, è tutto bello collegato, e siccome il prodotto attrae soltanto le mosche, non attrae insetti utili, e gli insetti utili li rispetta tutti. E in modo particolare questo, Opus concolor, che guarda caso è un parassita della mosca. È un insetto, cioè che va a parassitizzare, cioè depone uova sul corpo della mosca. Quindi io tutti gli insetti utili li rispetto, e soprattutto rispetto le api e i trombi. Quindi un insetticida potrei dire quasi perfetto, perché mi consente di avere un prodotto ottimo, funzionante, attrae la mosca, impedisco la mosca di muovere il cuore e mi rispetta tutti gli insetti utili. Ecco perché è un prodotto di utilità, diciamo, moderno. Questi sono parassiti della mosca, ecco, questo è il succo della riunione. Attenzione, il prodotto si utilizza a un litro 200 per ettaro. Io prendo un litro, prendo questo litro, con questo litro di prodotto devo trattare un ettaro. Ma la cosa più rivoluzionaria qual è? Che io ho bisogno solo di 4 litri di acqua. E un litro di prodotto, questo lo verso piano piano perché è molto denso, lo sciolgo piano piano, un litro di prodotto più 4 litri di acqua fanno 5 litri. Bene, con quei 5 litri devo trattare tutti gli altri di un ettaro, solo con 5 litri. Quindi cambia in maniera rivoluzionaria il modo di trattare gli alberi per la mosca. Perché? Perché non vado più a fare il trattamento come siete abituati voi, che devo riempire quelli che fanno i trattamenti per la mosca. Quelli non vanno, si becca una mosca, e cioè i 10 quintali d'acqua, li devo là, che ci vuole un'ora, poi vedremo queste cose qua, e devo bagnare tutto l'albero e tutte le olive, perché è un prodotto chimico, io devo bagnare tutte le olive, perché se l'oliva non viene bagnata, la mosca va a ubide polvere dentro, e quindi devo avere delle attrezzature che mi permettano di bagnare perfettamente la chioma fuori e dentro. Tutto ciò che rimane scoperto è scoperto per la ovide posizione della fede. Ma qui cambia totalmente, perché io non vado più a nebulizzare finemente il prodotto. No, mi diranno loro, devo, attenzione al verbo, spruzzare 1-5 litri di soluzione su tutti gli alberi, tutti, no, la metà degli alberi, che costituiscono un ettaro. E quando io dico spruzzo, significa che devo colpire una parte della chioma della pianta. Guarda, questa. Mi basta fare uno spruzzo, attenzione, con gocce che siano grosse quanto una lacrima, faccio così, ta ta ta, due volte con la pompa che lui vi farà vedere, e quella che cos'è? È la trappola. Perciò dice qua la pubblicità, è in trappola naturale. È la trappola, perché quelle gocce grosse che rimarranno sulle foglie, poco di acqua la perde e rimarranno delle crosticine, e quelle crosticine rappresentano il piatto di pasta asciutta per la mosca, che viene attratta fortemente. La femmina non pensa a tutto
a tutto il volo nuziale che fa il maschio, cioè non pensa ad accoppiarsi, a innamorarsi, pensa a mangiare perché è fortemente attratta. In quel momento acquisisce una parte infinitesimale di insetticida nel giro di 20-25 minuti, il tumore cade a terra. Ok? Solo su un albero sì e un albero no io faccio il trattamento, oppure un filare sì, tratto, parto con la pompa spalla, passo, un secondo ci devo trattare un albero, mentre normalmente ci vogliono forse 5 minuti, non per trattare, un secondo faccio tan 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 e ho trattato quell'albero, poi all'altro, 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 tutto il filare, giro e non tratto, perché mi basta questo, e non tratto, all'altro filare passo da qui, o un filare sì o un filare no, o una è meglio così, perché una pianta sì, una pianta no, se l'operaio si scoccia a fare il trattamento perché non c'è più niente, si distrae, eccetera. Quindi un filare sì e un filare no. Ecco, giusto per dirvi, alle piante piccole, grosso modo, in base ai nostri calcoli, di solito si distribuiscono per pianta 20 grammi di spruzzato, 20-25 grammi, agli alberi grandi 10x10, 100 piante, ecco, quando gli alberi sono molto grandi tratto tutti gli alberi. Cioè i famosi 100 alberi li abbiamo per ettaro, 10x10, occorre darli tutti gli anni. E in quel caso 5 litri diviso 100 piante, 50 grammi. 50 grammi di spruzzo che devo fare, ma sempre a gocce grosse. Perché dopo che io spruzzo, ecco, l'altra cosa, ecco qua c'è scritto, no? Non occorre trattare tutte le fine a piante alterne, ecco, frequenza dei trattamenti, questo è il nodo, ogni 8-10 giorni. Perché io devo rinnovare l'esca, e a che cosa mi serve l'esca? Per attrarre la mosca e per tenere l'insieme delle mosche che stanno nel mio oliveto basso. Il numero delle mosche deve stare costantemente basso. Cioè devo tenere la popolazione naturalmente bassa, in maniera tale che se anche un danno mi possono fare, 1-2% di olive che vengono pagate non fa niente, perché l'altra cosa fondamentale per il biologico, mi ero dimenticato e adesso lo posso dire, qual è l'altra arma fondamentale per fare l'ora di questa legge, oltre ad attenti? Raccogliere? Presto. Presto, a ottobre, io vado a raccogliere, a fine ottobre, massimo novembre, in maniera tale che se i miei 2 mesi in cui devo lottare contro una mosca sono alla fine, diciamo mediamente, nella nostra zona settembre-ottobre, io devo attrezzarmi per farmi quei 2-3 trattamenti al mese, ogni 10 giorni. Altra cosa importante, Io ormai siete tutti più bravi di me con internet, io non sono morto, sono nato, come dire, mi sono formato all'università prima che si inventasse internet e computer, quindi per me dopo è stato abbastanza difficile capire che computer c'è, ma insomma la capo. Ecco, le previsioni meteorologiche ormai ci sono tutte le televisioni, questo modo pure sul telefonino, no? Io vedo San Nicola, domani che ho 70% di probabilità, cioè non tratto. Se domani sono di piove non tratto, perché l'esca, se piove forte, 30 mm di pioggia, me la tiravo. Aspetta un giorno, due, al terzo giorno non tratto. Quando sogni per 10 giorni non pioverà. Certamente, se al quarto o quinto giorno piove forte e mi tirava, io devo rintervenire. Questo è il limite dell'esca, ma è l'unico modo per fare le cose, diciamo, naturalmente. Ecco, questo è un esempio pratico, vedete? Quando fate il trattamento normale, voi dopo che finisce il trattamento, che cosa vedete? La foglia è tutta bagnata. Qui invece, poiché io ho spruzzato delle gocce grosse, vedete? Dopo che poi poco di tempo, dopo 5 minuti, evapora l'acqua, rimane la crosta. Questo è un olivo, no? Dice irrorare una zona di chioma, del pianto di circa 30-40 cm sulla parte della pianta esposta a sud, perché a sud ci sono di solito pure mezzo grado di più e la mosca viene attratta per andare a ovideporre nelle olive disposte a sud dell'albero, nella parte della chioma. Questo sugli agrumi, per la mosca ceratitis capitata, gli attacca agli agrumi. È molto facile sugli agrumi, perché agli agrumi quando da verde incominciano poco, in quel momento attacca la mosca da frutta, ma anche quella delle susine del ricotta, cioè appena inizia a maturare in quel momento io devo applicare il prodotto, vedete? Ecco, qua si vede meglio. Guardate, dove si prosciuga, dove io ho trattato in quei 30, 40, 50 cm rimangono, dopo che evapora l'acqua, dopo 5 minuti, quelle crosticine, là dentro ci sono le proteine, inizio io dico
la pasta, la bistecca e tutto, esaminerai la frutta per la mosca. Si nutre, quella è proprio la mosca della frutta, si nutre e nel giro di 15-20 minuti vi è questo controllo naturale della mosca. Qua per dire che non è che voi, anche se diciamo spruzzate le olive eccetera, ma non c'è nessun residuo, perché in un litro di prodotto ci sono solo 0,2 grammi di insetticida, che è già un prodotto naturale. A quante olive ci sono sull'albero? Cioè 0,2 grammi per ettaro che io darò, un litro ne contiene 0,2, cioè non c'è niente di insetticida. Eppure quella dose infinitesimale basta per l'avvelenamento della mosca, della pecora. Ma pure il maschio muore, non è il maschio si diventa. Ecco, e qua c'è un esempio per dire, quando io tratto tra un filare sì e un filare no, un filare sì e un filare no. Dottor, dipende se stanno scritti, oppure, come sto dicendo, oppure come stavo dicendo, se. Oppure, come stavo dicendo, se le piante, no, se le piante stanno a 10 metri l'una dall'altro, io mi avvicino all'albero e tratto l'albero. Dopo poi arrivo e tratto l'altro e li faccio tutti. Oh, benissimo, queste le possiamo saltare. Attenzione, questo è importante, perché io ho capito, la maggior parte di voi ho visto 10 pochi ettari, diciamo, non quelli 10 anni, 5 ettari, ho visto 4-5 ettari, ecco, ed è la superficie minima da trattare. Non pensate che potete trattare 30 aree di oliveto, non funziona il prodotto, perché 30 aree di oliveto, olivo, confinante, tutte le mosche vengono nel ambiente mentale. Quindi la superficie minima per trattare è almeno 3-4 ettari, perché il trattamento diluito, cioè la mia barriera di oliveto trattato 3-4 ettari, mi consente di controllare bene, e gli alberi del perimetro, se li faccio tutti è meglio, così creo proprio una barriera. Quindi non meno di 3-4 ettari. Con le esche proteiche non posso pensare, dici, ma io nel giardino cambio, che di solito il giardino c'ha il muretto, sei isolato dall'alto, dal vicino, e ho 4 piante di pesco, 4 piante di albicocco, cioè quindi funziona. Ma in pieno campo, dove ci sono tanti altri oliveti, devo almeno trattare 3-4 ettari di superficie. Chiaro? Importante. Ecco, questo è molto importante per i piccoli olivicoltori. Quelli che il vicino c'ha la casa, e c'ha i bambini, e c'è l'agriturismo, e c'è il paesaggio, e ci sono i turisti. Qui c'è la differenza, che non è da poco, perché vale più di soldi. Anzi, conta molto di più dei soldi, ma sempre soldi fanno. E cioè, per distribuire un agrofarmaco tradizionale, un prodotto chimico, tempo per riempire, per preparare, per riempire, mezz'ora. Per riempire la botte di 10 puntate, avere molta acqua a disposizione, ogni volta che faccio il trattamento mi occorrono, se devo bagnare tutti gli alberi, 15-20 quintali per ettaro. Per trattare un ettaro è il 100%, per trattare un ettaro tradizionalmente, e tutte le piante, tutte le olive, quanto ci impiegano per anno? Per ettaro, quante ore di operaio e quanto mi costa di gasolio che devo, perché trasportare un trattore che deve trattare piano piano, avrò una spesa di gasolio, più per ettaro occorre un certo minutaggio, che sarà, immaginate, quando io mi avvicino qua un secondo e tratto un albero, che devo trattare il 50% delle piante, non il 100%, quindi risparmio molto in manodopera e gasolio, cioè quello che voglio dire, il costo del prodotto torna ai 23-24 euro al litro, me lo riparo, perché spendo molto meno di manodopera e spendo molto meno di forza motrice, cioè di gasolio chiaro-semplice. Ma ancora, se piove molto e io devo andare a fare un trattamento normale col trattore, chi entra? Non puoi entrare, perché affondo. Invece con questo, anche dopo la pioggia, io posso entrare. Perché con i macchinari che abbiamo, tu puoi andare con una pompa a spalla, con dei piccoli macchinari, ti puoi entrare. E poi i tempi morti, quando finisci di trattare, poi devi ritornare di nuovo a caricare. E qui voglio dire, già con una pompa a spalla, quella che è piccola che abbiamo, la sparamosca, con una pompa a spalla fai 2 ettari. Cioè, un agricoltore, pure con una pompa a spalla, un operaio, in 6-7 ore di lavoro, fa decine di ettari. E poi nessun rischio per l'operatore, perché è un prodotto naturale, non è un prodotto autonomo.
posto che non ha bisogno di maschere, di protezione, eccetera. Invece quando distribuiamo Street of Fry non ha atomizzatore da riempire, OK, perché abbiamo detto un litro più 4 litri, un litro di prodotto più 4 litri, 5 litri per ettaro, pochissimo tempo per trattare, i tempi morti sono assenti, nessun rischio per l'operatore. E ancora, mi fermo soprattutto qui, vicino c'ha le colture orticole, dice ma come ti stai permettendo di trattare con un prodotto tipico al mio confine? Qui non c'è problema. E soprattutto, come dicevo da Raggio Rignone, quando sono andato in Calabria, il fattore mi ha detto, dottore, adesso lo dico io, qual è il vantaggio maggiore di questo prodotto? Io mi hanno, quando trattavo i miei 100 ettari di agrumi, la persona che stava là vicino chiamava i carabinieri, perché diceva che 100 ettari, ma immagina di distanza, no? Che vuol dire il terrorismo, molte volte il fanatismo, vabbè. Comunque, diceva che gli dava fastidio di sentire la puzza, eccetera. Cioè, poi quando mi ha visto comparire con questa pompetta qua, io faccio, questo scusino qua, non lo chiama più. Sembra una cosa da poco, ma è importante per mantenere in vita l'azienda. O addirittura ci sono aziende agrituristiche che ospitano i turisti. E quando vedono che per il controllo della mosca io produco e applico un metodo naturale, con bassissimo, non puoi dire mai con nessuno, no, con un bassissimo impatto ambientale, io rispetto la natura e nello stesso tempo non vengo tacciato come uno che utilizza i prodotti chimici. Rapido, economico e sicuro. Quando inizio a trattare, ecco, seguitemi. Con la olivicoltura tradizionale dove si usa un prodotto insetticida curativo, curativo, mentre questo sistema di lotta si chiama preventivo, perché io prevengo la oviposizione della femmina. E quindi io qui la lotta la faccio contro gli adulti, mentre con il sistema chimico tradizionale, per cui mi acquisto il dimetoato, mi acquisto il confido, io aspetto che prendo le olive, le porto a casa, quando vedo, le vedo a binoculare che il 10% delle olive, il 10% c'è dentro l'uovo o la larva di prima età, faccio il trattamento. Non è che faccio subito il trattamento. E in questo caso quindi intervengo con un prodotto che mi deve penetrare nell'oliva. E devo rispettare una certa carenza, almeno 30 giorni prima di poter raccogliere le olive. E quando inizio a trattare? Lì, dopo un certo periodo di tempo, quando almeno le olive, dopo che vado a controllare le trappole gialle, colorate, con le sostanze feromoniche, mi guardo le mosche, adesso siete bravi a riconoscere i maschi e le femmine, perché la femmina, basta guardarla pure ad occhio nudo, vedrete che c'ha quel puntino che è il logo depositore, quel millimetro. Quando ne catturo 3-4 a settimana, io devo subito trattare con il trattamento preventivo che mi impedisca alle femmine di accoppiarsi e di andare oltre le porte. Il pallone d'oro, già quando vedo, non conta vedere il numero. E quando metto le trappole e io catturo, uno non può pensare, ma questo per tutti gli insetti, e anche per la signoretta della vita che tanto è il grappolo del ruolo. Cioè, caspita, ho catturato tanto. Non vuol dire, può darsi che ancora non è andato a ovide forme. O addirittura non ho bideponga per nulla. Il vero controllo è quello che mi prendo 100 lire, le vado a portare a casa, le guardo al microscopio e vedo che livello di infestazione attiva c'è. Ma con questo metodo, tuttavia, non vale. Quando vedo le mosche e ne catturo già 2-3 femmine per settimana, io devo già iniziare a prevenire la ovideposizione. E allora spruzzo con lo scritto. Le trappole, alla prima cattura degli adulti e quindi all'inizio dell'opera di posizione, ecco. E qua ci sono le due strategie di lotta, mi avvio ormai alla conclusione. Strategie di lotta, nelle aziende a produzione biologica, installo delle trappole attrattive, secondo gli esperti locali della zona di impiego dovrebbero essere dei tecnici, ma non è che bisogna essere allenato, quindi questa è la trappola, metti e vedi quando inizia a catturare. Iniziare i trattamenti con Street of Fry alla prima cattura degli adulti o al raggiungimento della soglia di intervento, 3-4 femmine la settimana, quindi significa che tu ogni giorno, ma è così che si fa le cose, perché uno dice, ah così, utilizzare un metodo naturale, ogni giorno o una volta a settimana vai a ispezionarti la trappola che hai messo e vedi quante femmine ci sono, quando ci sono già 3-4 femmine la settimana, tra una settimana e l'altra devi iniziare a trattare. Il prodotto si ripete ogni 8-10 giorni. Invece le aziende a produzione integrata, che sono le più diffuse, produzione integrata significa che metti insieme tutta una serie di cose e voglio utilizzare sia il prodotto chimico tradizionale e anche il prodotto biologico.
perché in questa strategia, magari a settembre, annata come questa, o fine agosto, già piove molto, eccetera, mi rendo conto che il livello di infestazione è notevole, notevole. Allora quando vedo che il 10% delle olive è attaccato, faccio un trattamento chimico, bagnando bene tutte le piante e mi azzero la infestazione. Dopo 7-8 giorni inizio a trattare con lo scriptofly. Perché? Perché se io inizio a trattare ad esempio con un prodotto chimico nel mese di settembre e poi voglio produrre olio di qualità con raccolta entro fine ottobre, non ne posso fare più trattamenti chimici, perché devo rispettare la legge del tempo di carenza. Ma non so che regola della legge del tempo di carenza, continua a ovide cuore. E allora mi aiuta lo scriptofly. Posso effettuare dei trattamenti fino a pochi giorni prima della raccolta avendo un prodotto biologico che mi tenga abbassata la popolazione delle mosche. Fino a ottobre inizio a rendere raccolgo, anche se il 2-3% di olive sono attaccate e morite entro lo stesso giorno, produco olio extravergine senza residui, naturale e da riciclare. Il prodotto è autorizzato attualmente sull'olivo, gli agrumi, 3 giorni di carenza sugli olivi, 7 giorni di carenza su olivo, cacchi, fico, fico d'India, melograno. Lo utilizziamo ogni anno per un mese sul ciliegio, perché il ministero ci dà, non essendo già ciliegio, abbiamo tutte le ciliegie a terra, tutte bagate, tu non ne vendi ciliegie con la Ragolevis che è di colore nero, molto bello la nostra, non mi piace. E solo quel mese, poi solo il mese di maggio, mentre solo il mese di maggio le ciliegie, poi dopo per tutto l'anno non c'è più. E in quel caso posso fare il trattamento, oppure per pesco, nettarina, ricocco, susini, meno vero, dove ancora non abbiamo la registrazione, ma lo possiamo dare e otteniamo degli usi di emergenza per la mosca della frutta, che vi fa cadere tutti i frutti a terra. Ecco, prima potevamo fare per stagione, per tutto il ciclo produttivo, 5 trattamenti per legge. Adesso c'è stato, vista la naturalità del prodotto, l'autorizzazione c'è stata estesa fino a 8 trattamenti l'anno. E questi, vabbè, ma li possiamo saltare, ho finito per rielogare tutto quello che vi ho detto. Si utilizzano bassissimi dosaggi, 0,2 grammi di sostanza insetticida naturale per ettaro, che significa un litro di prodotto per ettaro, è sicurissimo per il laboratorio rispetto agli agrofarmaci tradizionali, non ha un profilo ecotossicologico pericoloso, è selettivo sulla coltura e sugli insetti utili. I tempi per trattare sono bassissimi, non ho bisogno di molta acqua, 4 litri di acqua, anche le aree dove non posso andare con i trattori per fare il trattamento tradizionale perché c'è la roccia fiorante, io tanto ho la pompa a spalle nelle piccole superfici, però hanno sempre 3-4 ettari e posso lo stesso trattare, non mi crea effetto deriva per cui posso andare a bagnare le colture del vicino adiacente, che poi mi chiamano i carabinieri, impiegabili in aziende adiacenti ai centri abitati, possibilità di utilizzo per le aziende a produzione di orologi. E finito, questo se voi andate sul nostro sito, cliccate, siete più bravi di me, www.spintorfly.it, questo che io vi ho detto, c'è tutto, ma molto di più di quello che io vi ho detto. Troverete tutte le informazioni sul ciclo della mosca, date la voce, il numero di telefono messo eventualmente, ma sta nella vostra cartellina che vi ho dato, c'è il bigliettino e quello sono io, trovo un altro bigliettino. E non vi dico niente.